sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera dalla redazione giornalistica della testata Pianeta Oggi TV.net da Venezia, in studio Massimo Bonella. Sono 19.01 scattate in questo momento. Un saluto ai nostri ascoltatori, un saluto alla regia centrale di Radio Science, Rosario Moreno, che a breve daremo subito la linea per la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Prima, ecco, per quanto mi compete, uno sguardo alle notizie. In primo piano, la Procura di Roma indaga sull'aggressione ai due cronisti dell'Espresso, insultati e poi malmenati da alcuni manifestanti alla commemorazione dei morti di Acca Laurentia. I cronisti stavano documentando la manifestazione che ricorda l'uccisione di due giovani attivisti di destra nel 1978 a Roma. Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e quello di Avanguardia Nazionale, Vincenzo Nardulli, sono stati accusati di minaccia, lesioni personali e violenza privata. Castellino anche per violazione della sorveglianza speciale. Ed ora diamo uno sguardo a quella che è la nostra testata giornalistica All News di Venezia, pianetaoggitv.net. Allora, taglio primo, siamo in diretta con la televisione di Chianciano Terme Teleidea, che al momento però il streaming ha dei problemi. Comunque, per chi ci ascolta dalla Val di Chiana, dalla Val d'Orcia, da tutta la Toscana e anche parte dell'Umbria, si può ricevere Teleidea sul canale digitale terrestre 190. Poi ancora, subito sotto, sempre a taglio primo, abbiamo un'intervista esclusiva al PM di Palermo, Antonino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia. Poi a seguire Saverio Lodato, noto giornalista scrittore antimafia, in occasione della presentazione del libro Il Patto Sporco. Questo programma va in onda in collaborazione con il circuito interregionale RTV, digitale terrestre, e anche in web tramite il circuito di Radio Sirius TV, altresì la new entry, come si suol dire, l'emittente seminazionale Radiodiffusione Europea, che trasmette in AM da Trieste sulle frequenze dei 1584 e 819 kHz. Per tutti coloro che sono nel versante, diciamo nel versante adriatico, alto, medio, basso versante adriatico, possono sintonizzarsi sui 1584 kHz. Dunque, subito proseguiamo a taglio primo medio. Abbiamo un intervento del sindaco di Montepulciano, Rossi, per quanto riguarda il decreto sicurezza. Poi ancora un'intervista importantissima che invito tutti a seguire, la presentazione, dal libro La Bestia, intervista all'autore Carlo Palermo, intervista che è stata realizzata dal direttore di Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni. Poi si prosegue, abbiamo ancora un altro numero del nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter con l'intervista ad Odino Marcon, musicologo, che è un grande amico di Charles Aznavour. Come sapete, purtroppo questo grandissimo artista è scomparso recentemente, non molto tempo fa. E quindi Odino Marcon ce lo illustra, ce ne parla, ci porta a conoscenza di molti aspetti Charles Aznavour. E parte da questa sera, diciamo da in prima serata, il nuovo programma, il nuovo approfondimento, che è un po' un facsimile di Pianeta Oggi Report, dal titolo La Freccia, che è stato ideato e condotto dalla giornalista indipendente Margherita Furlan. Sarà una finestra sul mondo con personaggi esclusivi e di fama internazionale. Sottoscritto è, se mi consentite dirlo, è orgoglioso di ospitare la nostra
nella mia testata questa validissima collaboratrice, preparatissima Margherita Furlan. Quindi vi ricordo la freccia a partire da questa sera, in prima serata, a penetraogitv.net. Bene, ora la linea passa a Radio Cyrus per la trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cui vi auguro un buon ascolto. Linea dunque ad Albiano Appi dell'Associazione Culturale del Sicomoro, che è collegato da Pordenone. Prego, Albiano. Buonasera Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Bene, questa sera cominciamo l'anno con una riflessione profonda, conto, sullo stato della democrazia in Italia. Come mai ho deciso di toccare questo tema? Perché nell'anno appena chiuso sono venuti alla luce un paio di libri che mettono la situazione della democrazia italiana sotto una certa luce e noi vorremmo approfondire questo. Un altro libro era stato pubblicato 2 anni prima, quel terribile 92 da Aaron Pettinari, che questa sera abbiamo la fortuna di essere qua e con il quale commenteremo quanto vogliamo svolgere. Intanto, buonasera Aaron, grazie della partecipazione. Buonasera Alviano e a tutti quanti gli radioascoltatori. Allora, Aaron, il desiderio di parlare di questo tema della democrazia italiana viene un poco ispirato proprio da questi due libri usciti l'anno scorso, Il patto sporco, scritto a due mani tra Nino Di Matteo e Saverio Lodato, e La bestia dell'ex giudice Carlo Palermo, nonché con dei riferimenti a quello che avevi precedentemente scritto tu, quel terribile 92, da dove emerge che un paese come il nostro, una democrazia è costituita da, lo sappiamo, un Parlamento, un governo, una magistratura, sono tre poteri che la nostra Costituzione ha ideato come uno sgabello che si poggia su questi tre punti per svolgere, per creare una vita democratica degna di questo nome. Però, se non fosse stato nel tempo per il lavoro di alcuni magistrati e di pochissimi giornalisti, noi saremmo molto lontani dalla percezione che una democrazia, effettivamente, nel nostro paese, la democrazia deve ancora nascere. Veramente. Allora, perché noi un po' votiamo, facciamo qualche referendum e abbiamo l'impressione che, ma noi abbiamo vissuto anche anni in cui il nostro paese sembrava una repubblica sudamericana, tanti erano gli ammazzamenti, le stragi, gli eccidi, gli scandali. E quindi da questo un poco vorrei partire io, dal coraggio di alcuni giudici che nella loro volontà di ricercare la verità ci mostrano al contempo una democrazia zoppa. E partirei innanzitutto un poco proprio da quegli anni, dalla volontà di Falcone e Borsellino intanto di fare il maxi processo. Che cosa produce il maxi processo? Quali ombre nascono? Perché dopo viene ucciso Lima, scattano una serie di cose. Intanto partiamo da qua. Ma sicuramente potremmo dire questo, che è ovvio che se solamente grazie all'impegno di una certa magistratura noi oggi sappiamo la verità su tanti indagini e tanti aspetti che in realtà non, su cui fino ad oggi non c'era mai stata una, diciamo, una presa di coscienza completa.
noi, hai detto bene, noi viviamo in teoria in un paese che è democratico, che è formato da tre componenti fondamentali, che divide il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Quindi viviamo in una sorta di democrazia, in teoria. Cosa abbiamo scoperto in questi anni? Abbiamo scoperto e in qualche maniera i libri di cui che hai citato, in particolare soprattutto gli ultimi due, Il Patto Sporco e La Bestia, ci raccontano il dato che dietro, diciamo, a certe strutture, certe democrazie, c'è stato un modus operandi che andava oltre in realtà alla nostra democrazia. Nel senso, in che senso? Nel senso che c'è stato nel corso della nostra storia, noi eravamo convinti che c'era uno Stato forte che eventualmente combatteva contro criminalità organizzata, uno Stato forte che combatteva contro i trafficanti di armi, che combatteva contro altre forme criminali, ma che in realtà poi a sua volta si trovava in realtà a stringere accordi, a fare patti, a compiere delle trattative, e quindi non, se da un lato contrastava queste criminalità organizzate, dall'altro in realtà appunto si metteva d'accordo. Questo è avvenuto sin dagli albori della nostra Repubblica. Noi non possiamo mai dimenticare quanto avvenuto già nel 1947, quando a Portella della Ginestra viene compiuta la prima strage di mafia. Già in quel momento nasce la strategia della tensione, già in quel momento nascono diciamo, i misteri, quindi agli albori della nostra Repubblica. La nostra è una Repubblica fondata sul mistero e sulle mancate verità. Questo è un qualcosa che ce lo trasciniamo dietro, appunto, dal 1947, che poi si porterà avanti fino alle varie stragi che ci sono state, quelle nere, quelle rosse, quelle arancioni, chiamiamole come vogliamo. Sta di fatto che fino a quelle, appunto, del 92 e del 93, stragi che a loro modo hanno condizionato tutta quanta la nostra storia, condizionandone la politica, l'economia, cioè quindi tutti quanti gli effetti che si sono prodotti nel nostro paese, quindi effetti politici, effetti economici che sono oggi all'occhio, all'evidenza. Se penso che il processo di trattativa Stato-mafia, che si è concluso lo scorso 20 aprile, di fatto stabilisce che a causa delle bombe ben tre governi sono stati sotto scacco della mafia, ma non solo della mafia, ma anche di quei poteri criminali che con la mafia hanno in qualche maniera, se vogliamo, accompagnato la mafia nelle varie stragi, o comunque dato forza alla mafia per compiere determinati attentati. Questo purtroppo è quello che è accaduto, e nei vari libri, appunto, quello di Carlo Palermo e quello di Di Matteo e Lodato, viene spiegato con dovizia di particolari. Ecco, in realtà qualcuno potrebbe dire qualche mela marcia all'interno delle istituzioni, all'interno del governo, all'interno degli apparati, qualche mela marcia. Ma veramente da quello che emerge noi possiamo dire che siano stati cioè singole persone e che non ci sia un qualche cosa di veramente strutturale. A me viene in mente un poco una cosa ancora più indietro, beh, naturalmente dopo Portella della Ginestra, adesso, ma negli anni 70, ad un certo punto, quando viene mandato in Sicilia il generale dalla Chiesa, lui ad un certo punto si lamenta di essere lasciato solo. Di essere lasciato solo. Quindi si può dire che è soltanto qualcuno, qualche mela marcia all'interno degli apparati, o invece
è una cosa che emerge ben più strutturata. Beh, ci sono, innanzitutto dobbiamo ragionare su più livelli. Il primo è che ovviamente non tutto lo Stato è marcio, ci sono rappresentanti dello Stato che sono puliti e che veramente sono rappresentati, per esempio, dai magistrati, da quei rappresentanti delle istituzioni che cercano e vogliono, indagano sulla verità di questi determinati fatti, che cercano di debellare questi, tra virgolette, sistemi criminali, rompere questo rapporto che si crea tra la criminalità organizzata, mafia e i poteri, tra virgolette, cosiddetti forti, potere politico, potere economico, potere dell'alta finanza. Io il ragionamento del motivo per cui possiamo generalizzare, quindi non parlare solamente, diciamo, dell'operato di singole persone, che anche quello c'è. C'è anche l'operato delle singole persone, certo che c'è, che un soggetto decide di lasciarsi corrompere o decide di entrare a far parte di un altro sistema criminale, ma c'è un indirizzo, tra virgolette, politico che viene dato a livello di struttura, a livello nazionale, affinché determinate realtà non vengano realmente contrastate fino in fondo. Basta andare a vedere e chiederci per quale motivo. Da oltre quasi 2 secoli, oltre 1,5 secoli, quindi quasi 2 secoli, la mafia, le mafie italiane sono ancora presenti nel nostro territorio. Un fenomeno che va ben oltre diciamo, alla coppola e alla lupara folcloristica che viene dipinta con fiction o con libri di storia storie che vengono raccontate, insomma, ai ragazzi. Non è assolutamente così. C'è una mafia che è molto più potente di quello che si immagina, anche se vengono continuamente arrestati i boss mafiosi, mafie che si organizzano, i clan che si organizzano. C'è il potere criminale che si fonda su un potere economico di 150 miliardi di euro l'anno, stimato per difetto, ci permette di comprendere quanto questo sistema criminale, tra virgolette, sia completamente radicato nel nostro territorio e sia influente sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Con 150 miliardi di euro l'anno si può veramente fare di tutto, si possono corrompere funzionari giusti, si possono corrompere politici giusti, si può drogare il mercato nella maniera giusta e quindi ripulire quel denaro sporco e renderlo pulito nella misura in cui poi si arriva a condizionare anche l'intera economia di uno Stato. E in questa maniera le criminalità organizzate diventano parte del sistema al punto che in tempi come quelli di oggi, dove c'è una forte recessione, dove c'è una forte difficoltà economica, veramente forse si potrebbe pensare che diventa veramente difficile farne a meno. Ecco, uno Stato serio che invece, anche a costo di immani sacrifici, è disposto a debellare questo cancro e quindi non sottostare all'eventuale ricatto di questi sistemi criminali, perché io di questo parlerei, cioè il fatto che ancora oggi non vengono sconfitti determinate strutture, è semplicemente perché siamo di fronte a un sistema criminale integrato che vede dialogare tra loro mafiosi, ma non solo mafiosi, ma anche soggetti dell'alta finanza, soggetti dell'alta politica, soggetti che dialogano tra di loro e si fanno scambi di favori, accordi, stringono patti, alleanze, in questa maniera controllare anche quello che appunto dicevamo in precedenza, all'inizio del nostro racconto, ovvero il controllo della nostra democrazia. Sì, ecco, dal libro di Carlo Palermo, La Bestia, appunto, emerge un poco come fin dall'inizio, come avevi accennato tu alla strage di Portella della Ginestra, lui è riuscito a trovare degli elementi per i quali noi possiamo considerare che la nostra è stata una democrazia, è nata come una democrazia sotto tutela. E
E ci sono alcuni avvenimenti veramente, tra virgolette, oscuri, perché adesso a distanza di 40 anni, per esempio l'omicidio di Aldo Moro, cominciano ad emergere delle verità e sappiamo un poco che su diverse stragi c'è stato quello che conosciamo come il segreto di Stato. Che cos'è questa democrazia un poco sotto tutela? Che cosa è successo a questo paese? Dopo toccheremo anche un po' con l'aspetto economico, che c'è stato un avvenimento veramente interessante da approfondire. Ma, per quanto riguarda la democrazia sotto tutela, è un dato di fatto che noi abbiamo sempre avuto la tutela d'oltreoceano, quindi gli Stati Uniti d'America, i nostri, tra virgolette, liberatori che alla fine degli anni 40, appunto, vincono la guerra, ci liberano, e in questo liberare, in questo liberarci, trovano un accordo politico internazionale affinché nel nostro paese in particolare non vi sia un controllo, diciamo così, sia per quanto riguarda la politica estera che per quanto riguarda le decisioni economiche, che questo non sia sotto, diciamo, la tutela della NATO, degli Stati Uniti d'America. Questo è più o meno il quadro, e in più si aggiunge che dobbiamo ricordare che all'epoca c'era comunque il doppio fronte, il blocco sovietico contro il blocco degli alleati, di fatto contro il blocco NATO, gli Stati Uniti d'America in primis in testa, e per cui l'Italia, paese strategico nel cuore del Mediterraneo, no, era un paese che non poteva in alcun modo vedere avere come leader di governo, avere come diciamo partito che controllava la maggioranza in Parlamento il Partito Comunista. Questo significa che nel corso della storia, proprio da Portella della Ginestra, che è il primo attentato di matrice fascista, diciamo, per certi versi, e quindi hai citato il rapimento di Moro, anche il rapimento di Moro è un, anche se lì intervengono il terrorismo rosso, le brigate rosse a rapire Moro, ma di fatto è ovvio che in quella situazione, in quel momento, il rapimento di Moro mette in discussione completamente il compromesso storico che era stato effettuato da Moro e Berlinguer, e quindi in qualche maniera si andava a condizionare politicamente l'operato dello Stato italiano, legittimo dello Stato italiano, ma questo è avvenuto anche in più fasi, anche successive. E quindi è un dato di fatto che l'Italia, nel corso della sua storia, nelle sue scelte politiche nazionali e internazionali, è stata una democrazia sotto tutela in questi termini. All'interno di questa democrazia sotto tutela non si è mai disdegnato di fare l'uso, diciamo così, di determinati atti di violenza, siano essi stati atti terroristici compiuti da soggetti e componenti appartenenti alla versione nera, alla versione rossa e anche a Cosa Nostra, perché poi quello che si dice nel libro di Carlo Palermo, che appare evidente, è che Cosa Nostra si fa braccio armato per altri tipi di poteri. Non è il primo caso, la strage di Pizzolungo, in cui questo accade. Accade anche, se vogliamo, anche nelle stragi del 92 e del 93, accade anche in stragi precedenti, accade anche nell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, altra figura che hai citato. Carlo Palermo è un sopravvissuto, hai fatto. Che doveva essere ucciso il 2 aprile del 1985, sopravvive a un attentato con autobomba. Al suo posto morì una donna, Barbara Rizzo, e i suoi due figli, due gemellini di appena 6 anni, Salvatore e Giuseppe Asta. E cosa aveva fatto Carlo Palermo? In Sicilia poco niente, era arrivato da appena 40 giorni. Cosa poteva aver scoperto in 40 giorni? È ovvio che in quel momento uccidere Carlo Palermo era utile per altre finalità, forse per qualche indagine che aveva compiuto prima, forse per quello che aveva scoperto e quello che avrebbe potuto fare. Lo stesso vale per Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dalla Chiesa, sì, è arrivato a Palermo e si è sentito solo e aveva chiesto poteri straordinari, poteri che non gli vennero dati. Poi viene ucciso il gennaio, nel, scusate, nel settembre dell'82,
E in quel momento, quando viene ucciso, di fatto scopriamo anni dopo che in quel momento in cui viene ucciso ci sono dei boss che parlano, viene ucciso dalla mafia, da Cosa Nostra, in via Carini, e praticamente dei boss commentano tra di loro anni dopo, intercettati con un'intercettazione ambientale, e il boss Guttadauro dice, il boss di Brancaccio, dice a uno dei suoi sodali, ma sì, parlando, sì, dovevamo farglielo questo favore, facendo intendere che appunto la morte della Chiesa non era una cosa decisa e deliberata da Cosa Nostra, era appena arrivato dalla Chiesa, neanche si era messo seduto a contrastare Cosa Nostra, aveva detto, aveva dichiarato che l'avrebbe fatto, questo sì, aveva anche dichiarato che non avrebbe avuto timori reverenziali nei confronti di quella componente politica che con la mafia faceva affari, e queste cose le aveva dette non altri che il 7 volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Queste cose sono riportate nelle agende di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Andreotti non è stato non, direttamente, non ci sono prove di un suo coinvolgimento in questa sporca vicenda, ma è chiaro che da un punto di vista morale si ha una strana sensazione, insomma, ecco, che comunque dal momento in cui dice non avrò timori neanche per il suo partito, dopo viene ucciso, è un dato che sicuramente cogliamo giornalisticamente e lo dobbiamo riportare. Del resto non dimentico nemmeno che Andreotti andò a parlare con i mafiosi quando si cercava, i mafiosi volevano deliberare la morte di Piersanti Mattarella, e per 2 volte, questo è provato, è scritto nelle sentenze, che Andreotti si incontrò con Bontade e altri soggetti mafiosi proprio prima per cercare di evitare la morte di Mattarella e poi per discutere i motivi per cui era stato ucciso. Sì, tanto è vero che, lo ricordiamo qua per inciso, che Andreotti, a differenza di moltissimi che pensano che sia stato assolto, in realtà il reato di associazione esterna, il reato, aiutami tu, il reato di... Lui era stato indagato di fatto per mafia all'epoca, non c'era ancora il concorso esterno. Ecco, il concorso esterno, sì. Di fatto il reato è stato prescritto, il reato si è prescritto e quindi diciamo non è stato condannato, ma comunque in sentenza viene scritto che sono dimostrati i rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra almeno fino al 1980. 80, esatto. Allora, senti, tocchiamo un altro punto interessante per questa democrazia, che è il potere economico finanziario, perché in quegli anni, nel 92, se non sbaglio, c'è l'attracco del Panfilo Britannia, della regina d'Inghilterra Britannia, a Civitavecchia, e qui c'è un incontro dell'alta finanza mondiale con figure di spicco del mondo imprenditoriale e finanziario italiano. Posso ricordare due nomi: a quel tempo Cipolletta era presidente di Confindustria, e Draghi, Mario Draghi, che oggi è alla BCE, sappiamo che era stato anche lui invitato. Ma che cosa succede in questo caso? Come viene presa di mira l'Italia? Che cosa si vuole fare di quello che è un po' il potere economico dell'Italia, che è stato perfino il settimo paese industriale al mondo per alcuni anni? Ah, per quanto riguarda la questione del Britannia, tu parli del 2 giugno 92. Sì, sì, io volevo accennare al fatto che importanti figure finanziarie e industriali hanno iniziato a, in qualche maniera, a mettersi d'accordo, comunque a pianificare la privatizzazione
dei beni dello Stato italiano. Questo più o meno è il quadro, diciamo, che veniva prospettato all'epoca. Ma nel 92 accadono tante cose. Nel 92 nasce l'Unione Europea, la Comunità Europea, il Trattato di Maastricht viene firmato, quindi diciamo che in quel periodo storico preciso vengono gettate le basi di quello che poi è il mondo di oggi, in cui c'è una fortissima privatizzazione, in cui c'è una fortissima influenza da parte appunto del mondo economico, soprattutto anche da parte dell'Europa. In generale vengono gettate lì le prime basi. Tutta quella situazione era figlia della caduta del muro di Berlino, diciamo, che era avvenuto nel 1989. Nel 92 c'è anche una fortissima crisi da parte dell'Italia, una grandissima crisi economica. Tra l'altro, addirittura, se non erro, vengono in una notte il governo Amato. Credo che si, se non erro, se non prendo a sbaglio, è intervenuto sottraendo dai conti correnti di tutti gli italiani una cifra proprio per salvare il crack finanziario eventuale del nostro paese. Insomma, ecco, c'era una situazione veramente molto delicata nel 1992, e oggi come allora ci troviamo in una situazione che è altrettanto delicata dal punto di vista economico. E diciamo che ancora una volta ci troviamo di fronte a scelte importanti. Io non so se questo il governo ormai è da qualche mese ormai che è già insediato. Oggi si parla di manovre, contromanovre, di tutta una serie di azioni. Diciamo che da qui a qualche mese, quando ci saranno le elezioni europee, e quindi arriviamo quasi a un anno di attività di questo nuovo governo, a livello personale io sinceramente mi aspettavo, insomma, qualche azione, qualche soluzione in più, e che si andasse anche, cioè, per esempio, diciamo che la questione oggi che scopriamo che viene salvata la Banca Carige dall'attuale governo, certo non è paragonabile a quanto avvenuto in passato quando c'era il Partito Democratico, però è un'azione che comunque un pochino contrasta con quelli che magari erano ideali o pensieri che venivano sviluppati in principio da determinati movimenti politici. Sì, certo, tra l'altro ancora di più il salvataggio, diciamo, di Monte dei Paschi di Siena fatto dal governo Monti. Allora, in tutta questa vicenda, diciamo che quello che ancora in più manca un poco all'Italia è la capacità di conoscere le cose, di venire a sapere le cose, di capire come funzionano, perché altrimenti se tu non capisci non puoi organizzare niente. Al Teatro Biondo di Palermo c'è stata a fine anno un'importante conferenza, che era presente Giuseppe Lombardo, Nino Di Matteo, Saverio Lodato. Mi ha colpito una frase di Saverio Lodato che fa capire che c'è molto da divulgare. Questo è un po' anche il senso per cui è stato scritto questo libro, Il Patto Sporco. Come vedi la situazione dell'informazione in Italia? Allora, da questo punto di vista c'è un bel problema dal punto di vista dell'informazione in Italia, semplicemente perché è vero che di questa sentenza si è parlato e si è analizzato praticamente poco nulla. È vero che anche in altre notizie non vengono praticamente né valorizzate né date. Addirittura, proprio giusto oggi stavo leggendo del caso abbastanza clamoroso, che il Corriere della Sera, che riguarda il Corriere della Sera, con uno dei dipendenti del Corriere della Sera, che di fatto
denuncia come nei titoli del giornale, quello che viene ritenuto come il giornale più importante e rappresentativo dell'Italia, uno dei corrispondenti del Corriere accusa il direttore di aver dato una notizia inesistente sulla procedura di infrazione tra l'Unione Europea e l'Italia in materia di manovra, appunto. Tra le altre cose. Quindi se addirittura nel giornale più importante d'Italia, se vogliamo, quello che da sempre viene riconosciuto come uno dei più autorevoli tra i nostri organi di informazione, addirittura vengono date delle notizie assolutamente false in prima pagina con titoloni e quant'altro, ecco, si dimostra quanto oggettivamente la nostra informazione soffra di una malattia grave, dove appunto a prevalere diventano i condizionamenti e i condizionamenti e gli opportunismi, i condizionamenti politici, gli opportunismi di carriera, gli opportunismi magari anche economici o quant'altro. Io in questi giorni, da questo punto di vista, quando penso a questo tipo di malattia, mi vengono in mente le parole di Pippo Fava, che proprio qualche giorno fa abbiamo celebrato la commemorazione, l'abbiamo ricordato. Oggi è il giorno di un altro giornalista che viene commemorato, Beppe Alfano, entrambi uccisi dalla mafia. Sono tra i 9 giornalisti uccisi dalle mafie in Italia. In realtà poi sono molti di più quelli che hanno in qualche maniera subito, che sono stati uccisi non solo per le criminalità organizzate, ma anche poi dopo per altri casi. Penso a Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, a tutt'oggi sono tantissimi giornalisti che sono minacciati, intimiditi e quant'altro. Ebbene, Pippo Fava raccontava in maniera chiara che parlava di un concetto etico del giornalismo che purtroppo abbiamo dimenticato. Lui parlava di un giornalismo che era fatto di verità, che impediva alle corruzioni di avere il proprio essere, che frenava violenze, criminalità, che fungeva da cane da guardia rispetto alla politica. E quindi se un giornale non era capace in qualche maniera di svolgere questo compito, appunto per vigliaccheria oppure per qualche calcolo di opportunismo o quant'altro, anche il giornalista si prendeva sulle proprie spalle la responsabilità di tanti mali e di tante cose che accadono nel nostro paese. E io credo che tra i tanti mali e tante cose, tra le cose più gravi che accadono nel nostro paese, è proprio la mancanza di conoscenza, la scomparsa delle informazioni. Le mancate informazioni hanno una responsabilità grandissima. Quindi la mia categoria, quella dei giornalisti, ma poi anche in realtà quella dei cittadini, ha un grande diritto e dovere, che è quello di informare e essere informati. Se questo non viene applicato, non viene rispettato, non viene fatto valere, accade che non possiamo avere conoscenza e consapevolezza, e così non possiamo scegliere chi poi dopo ci rappresenta, non possiamo scegliere chi poi dopo dovrà fare quelle leggi che siano più possibile condivise per il bene di tutti. Ecco, ritorniamo al punto di partenza, a quella democrazia che crediamo di avere, che poi dopo puntualmente viene vituperata e viene violentata. Diciamo, hai fatto bene a ricordare la figura di Pippo Fava, che in realtà aveva un'intervista proprio a Enzo Biagi, aveva fatto chiaramente capire che c'erano dei poteri ben oltre la mafia esecutiva, il braccio armato. Che tenevano in pugno, diciamo, il nostro paese. C'è un'altra cosa interessante che va ricordata per quanto riguarda l'informazione, l'avete sempre lodato lì al Teatro Biondo quando ha riferito in questo paese i giornali non si indignano più. Non so se tu ti ricordi a che proposito aveva detto questa frase lodato,
un poco alla presenza di Mori nelle scuole. Sì, c'era questo, ma anche il fatto che allora non ci si indigna più perché non ci si prende atto di una sentenza come quella che c'è stata a Palermo il 20 aprile. Per cui sono stati condannati, oltre ai mafiosi, anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui appunto il generale Mori, ma anche altri militari e anche ex politici e ex senatori. Di fronte a questo quadro non ci si indigna al punto che vengono continuamente chiamati a parlare in scuole, vengono tranquillamente a parlare di legalità nelle scuole. Questi soggetti che siano stati condannati anche se è una sentenza di primo grado e anche se comunque siamo di fronte appunto a ci sono 3 gradi di giudizio, quindi di fatto può accadere di tutto, però i fatti non si cancellano, i fatti sono alla portata di tutti e si possono conoscere tranquillamente. Ebbene, anche in quelle sentenze di assoluzione, per esempio, per quanto riguarda Mori, ci sono degli operati che sono tutt'altro che, anche se non sono, riconducibili a un operato penalmente rilevante o comunque che ha portato a delle condanne, tanto che sono stati assolti, per esempio, per la mancata arresto di Provenzano nel 95 a mezzo chiuso. L'operato di quei carabinieri comunque viene o anche la mancata perquisizione del covo di Rina, l'operato di quei carabinieri viene comunque giudicato quantomeno passabile di un richiamo istituzionale, professionale, perché non, diciamo, conforme a quelle che dovevano essere esattamente le regole, chiamiamola così, proprio essere buoni. Certo, un'ombra proprio sulla modalità agendi. Esatto, c'è un'ombra anche piuttosto grossa rispetto a un certo tipo di modus operandi che è stato adottato da questi soggetti, che secondo me, a mio avviso, tutto hanno a che vedere, tranne che con la possibilità poi di parlare ai ragazzi di rispetto delle regole e legalità. Questo è quello che ritengo dal punto di vista personale. Lodato va anche oltre perché appunto nel processo sulla trattativa Stato-mafia è stata fatta una lunghissima campagna denigratoria accusando i magistrati, accusando tutti coloro che parlavano di questo tipo di processo in maniera favorevole. Di fatto tutte queste persone a loro volta hanno deciso di ignorare completamente quasi la notizia della sentenza di condanna e hanno praticamente deciso di non raccontare agli italiani e quindi raccontare i fatti per come erano andati. Questo è quello che è accaduto e quindi per questo giustamente Lodato dice oggi i giornali non si indignano più e non danno più neanche le notizie praticamente. Certo, bene, noi siamo arrivati a un termine del tempo che avevamo per l'intervista. Noi ti ringraziamo tanto di tutte le informazioni che ci hai dato e non lo so se vuoi dare un consiglio agli ascoltatori su come muoversi, su come cercare democrazia dentro di noi e fuori di noi. Non so, giusto un'ultima riflessione. Ma io come ultima riflessione credo che si possa dire che ogni singolo cittadino deve cercare innanzitutto prima di cercare di sconfiggere la mafia che è fuori di noi, dobbiamo sconfiggere la mafia che è dentro ognuno di noi, nel senso che ognuno di noi nel profondo magari si cerca sempre la via più facile. Proprio come cittadini, anche nel modus, nella vita quotidiana, già nel rispetto di queste semplici regole che non siano di prevaricazione, l'uno verso l'altro, è già un primo passo avanti. La seconda cosa è quella di cercare il più possibile di informarsi e restare informati su questi fatti che non sono vecchie storie, come altri sostengono e dicono, ma sono fatti determinanti e rilevanti per cercare di comprendere chi siamo stati, ma soprattutto chi siamo oggi e quindi scegliere al meglio per capire cosa essere domani.
Grazie molte, Aaron, a risentirci, buonasera. Grazie, grazie a voi, una buona sera a tutti. E adesso un buonasera anche a tutti i nostri ascoltatori e ripasso la linea a Massimo Bonella. Perfetto, alle 19:45 riprendiamo qui dalla testata giornalistica PianetaOggiTV.net da Venezia. Ecco, parlavate prima dell'informazione, del problema della mancata informazione su determinati argomenti. Ad esempio, io ricordo prima di Natale, pochi giorni prima di Natale, c'è stata la conferenza a San Marco in Venezia con il sostituto procuratore nazionale antimafia Antonino Di Matteo per la presentazione del libro Il patto sporco, scritto con il giornalista scrittore Saverio Lodato, e in effetti non c'era nessuna telecamera, a parte ho visto un fotografo, credo, di qualche giornale locale, che poi ho visto anche un qualcosa di pubblicato, proprio un piccolo trafiletto messo addirittura nella pagina degli spettacoli. Non ho capito che lì non era certo uno spettacolo, insomma, doveva semmai essere messo nella pagina proprio relativa, specifica a questo, al loro ambito locale, che era appunto Venezia, quindi sulla pagina di Venezia. Allora, non c'era nessun'altra telecamera presente, c'era solamente il sottoscritto. E questo fa pensare, è stato anche oggetto di domanda a Saverio Lodato, come mai manca l'informazione? Insomma, sì, che a Venezia è, insomma, una città così importante, tra altre cose, voglio dire, di testate ce ne sono, insomma, che bastano. Quindi, ecco, veramente fa pensare questa mancanza, diciamo, questa mancata copertura di questi importanti eventi da parte dei mass media, delle testate giornalistiche. E sì che, insomma, meno male che abbiamo a che fare con giornalisti che dovrebbero essere sensibili a queste cose. Tra le altre cose, scusate la ripetizione, un PM, insomma, che ha, alla fine, insomma, abbiamo una sentenza del 20 aprile scorso, dove si è dimostrato ampiamente, cioè in maniera palese, che alcuni pezzi deviati dello Stato italiano sono andati a trattare con Cosa Nostra. Caspita, arriva qui il PM e non si va a intervistarlo, cioè veramente fa pensare, meno male che anche gli ordini dei giornalisti fanno dei corsi di formazione appunto ai giornalisti, però poi su questi importanti convegni mancano, non si vedono, come mai? Questo è un dato di fatto, io mi sono limitato a riportare il dato di fatto. Questo è quello che ho visto lì a Venezia, come ho visto anche in altre parti, in conferenze analoghe. Grande, assente, la stampa, sia locale e sia nazionale. Va bene, che altro c'era da dire prima di passare la linea per la sigla di chiusura al nostro editore Rosario? C'è da dire che da questa sera partirà un nuovo approfondimento giornalistico dal titolo La Freccia sulla nostra testata, condotto, ideato, realizzato e condotto dalla importante giornalista Margherita Furlan da Roma, giornalista indipendente che io stimo molto, anzi sono orgoglioso di averla come collaboratrice a Pineta Oggi TV. C'è da aggiungere un'altra cosa prima di chiudere, che è di carattere tecnico, e a questo punto io do la linea all'editore Rosario Moreno, che ce la spiega, che chi meglio di lui può spiegare questa nota tecnica, appunto perché tecnica la sa, la conosce meglio di me. Rosario, prego, dici un po' la novità. Grazie Massimo, buonasera a tutti quanti, ciao Arno, ciao Alviano e a tutti i nostri ascoltatori. La novità è molto semplice, che è uscita finalmente l'app per Android di Radio Science. Basta andare su Google Store, Play Store e andare a cercare o come Radio Science o solamente come Science e scaricarsi l'app.
in modo da, insomma, potersi ascoltare la radio con l'app direttamente. Ovviamente per quanto riguarda la web TV c'è l'app di Embi, dove siamo presenti in Embi come web TV anche sui sistemi Android e iPhone. Insomma, questo è tutto. Ricordatevi, cercate come Radio Saiuz oppure solo come Saiuz, insomma la trovate tranquillamente. Con questo è tutto, Massimo. Benissimo, allora io chiudo qui ricordandovi che sempre sulla nostra testata in home page c'è l'intervista esclusiva ad Antonino Di Matteo. Appunto, si parlava appunto del convegno di Venezia, è stata realizzata proprio in Venezia San Marco, a seguire anche al noto giornalista scrittore Saverio Lodato in occasione della presentazione del loro importante libro Il Patto Sporco, che vi invito ad acquistarlo e a leggerlo perché veramente merita. È tutto, 19.50, linea alla regia centrale a Rosario Moreno per la sigla di coda, noi ci sentiamo prossimamente, buonasera a tutti. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.